C'è anche un po' di Biella nella retrospettiva di Chagall esposta al Forte di Bard nella vicina Valle d'Aosta, dove la vocazione poetica dell'arte di Marc Chagall è il tema centrale della esposizione dedicata al grande artista russo. L'esposizione, aperta al Forte dal 25 giugno al 13 novembre 2016, si intitola La Vie e prende il titolo dall'imponente olio su tela realizzato nel 1964 di proprietà della Fondazione Marguerite et Aimé Mead di Saint-Paul-de-Vence e ne è l'elemento centrale dell'intero percorso. L'opera La Vie riunisce in sé la maggior parte dei temi che caratterizzano la produzione artistica di Chagall. I legami riscontrabili fra questo dipinto e i temi appartenenti alla sua cultura figurativa invitano a instaurare una relazione dialettica con le altre opere di tipologia differente proposte nel percorso di visita. A fare bella mostra di sé nella retrospettiva al Forte anche un'opera del Museo del Territorio di Biella, il Tamburino. Un vero e proprio gemellaggio culturale tra due istituzioni e un'occasione per i biellesi per conoscere meglio l'opera di un grande artista. Chagall è uno dei grandi maestri del Novecento e abbiamo voluto raccontarlo in un modo originale, ossia intorno all'opera che sicuramente più lo rappresenta, non solo perché è il più grande olio di Chagall ed è un'opera mai esposta fuori dalla Francia per la prima volta in Italia, ma anche perché è un po' una summa di tutti i suoi temi fatta in tarda età e quindi racconta anche in parte in modo autobiografico tutta la sua concezione di quello che è il titolo dell'opera, ossia la vita. Quindi l'opera va letta da destra a sinistra, dall'alto al basso, secondo la scrittura ebraica. Ricordiamo che Chagall è nato a Vitebsk ed è ebreo, e contiene i temi dell'amore delle sue varie donne, Vava e Bella, rappresentato anche dai fiori, dal sole, il tema del villaggio, Vitebsk, quindi la famiglia intorno al sabbat, intorno al focolaio, al tavolo illuminato dalla luce. Il tema del pogrom, più triste, più duro, in alto a sinistra dell'olio si vedono queste fughe con la barca, col carro, delle popolazioni ebree vittime della persecuzione antisemita nell'Europa dell'Est. E poi tutto illuminato da Mosè che sostiene, apre e indirizza le tavole della legge, quindi una grande attenzione al tema biblico e al tema sacro. E poi sulla destra lui, dipinto con la sua tavolozza, di fronte al cavalletto da cui da una sorta di violino si stacca una testa che dà vita a questo mondo fantasmagorico di giullari, di circensi, di cantori di strada, che poi trova anche un compendio negli animali fantastici da lui ritratti, il gallo, il pesce, con dei colori surreali. Quindi un quadro eccezionale, stiamo parlando di un'opera tra le poche, tra quelle 50 opere, diciamo star, highlight assolute, senza nessun rivale, sia per dimensione che per contenuti, di uno che è stato un modernista, ma a sua volta si è definito anche un realista, un uomo che ha percorso, che si è messo in discussione a 60 anni per andare in Palestina, in Israele, a studiare prima di fare le 105 tavole della Bibbia esposte nella sala successiva e di cui qui raccontiamo i temi esplodendoli con 265 opere che vanno in profondità in un dialogo verticale con l'opera e invece in modo antologico, orizzontalmente, raccontando un po' tutti i suoi generi.